Sabato 22 settembre 2019 allo Spazio delle Arti di Colonnata di Sesto Fiorentino sta per essere inaugurata una mostra della quale abbiamo già parlato in un precedente servizio di lancio, perché è una mostra importante non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista solidaristico, perché le 100 opere che da oggi saranno in esposizione fino a domenica prossima 29 settembre saranno poste in vendita a un prezzo unico di 50 euro, cioè chi acquisterà un biglietto dei 100 messi a disposizione da oggi fino a domenica prossima avrà la certezza matematica di tornare a casa con un'opera d'arte, e qui ci sono opere d'arte che valgono innegabilmente molto di più di 50 euro del biglietto di questa Pesca l'arte, mettila da parte, che è il titolo scelto da Francesco Mariani e dagli artisti dello Spazio delle Arti e la Soffitta per questa mostra, che servirà in apertura di stagione come ogni anno per raccogliere fondi per sostenere l'attività espositiva dello Spazio delle Arti e la Soffitta, che veleggia oltre 54 anni di attività ininterrotta. Sì, buongiorno, io aspetto numerosi i visitatori. Aspetto soprattutto giovani, perché questa è un'occasione anche per gli studenti, devo dire, perché si possono avvicinare alla Soffitta, che qualcuno benissimo non può conoscere, ma che ha una vita di già di 54 anni, come dicevi te. E stamani abbiamo raccolto e si inaugura questa iniziativa, che nasce circa 10 anni fa, perché questa iniziativa nasce con un progetto ben preciso di raccogliere appunto fondi per continuare la nostra attività. La nostra attività è tutta volontariato, ovviamente, e quindi siamo riusciti a coinvolgere addirittura eredi di grandi maestri, proprio di artisti del territorio e non. Questo grazie anche ai collezionisti medesimi che hanno sostenuto questo progetto, che con il ricavato e investendo 50 euro la Soffitta Spazio delle Arti può proseguire un percorso futuristico. Questo io lo voglio sottolineare, perché tendo sempre a dire che la galleria La Soffitta è una galleria anomala, cioè è una galleria che nasce nei volontari e tutt'oggi va avanti a volontariato. Non è mai stata una galleria che ha fatto un percorso da galleria, cioè qui nessuno fa il gallerista. Allora, ricordiamo che oltre agli artisti del territorio, pur famosi a livello anche continentale come Giuliano Pini, come Antonio Berti, addirittura famoso ovviamente anche a livello mondiale, e tanti altri, ma ci sono nomi importanti come quello di Treccani. Poi sì, allora io vorrei sottolineare un'importante cartella che è veramente degli anni 70, dove all'interno chi vince questa cartella vince 10 opere tutte insieme. Vince Treccani, vince Farulli, Guttuso, Ninkeri e altri che negli anni, nel XX secolo, hanno fatto, secondo me, personalmente, la storia dell'arte. In questo contesto qui vorrei anche, se me lo permetti, fare anche altri nomi. Io vorrei ringraziare Alessandro Maier, fotografo, vorrei ringraziare anche, oltre agli eredi, il Martini, Graziano. Mauro Conti, c'è Mauro Conti che è qui con noi, c'è Mauro Quitti di Mantova, c'è una bellissima opera di Mauro che è più di un metro, che nel contesto delle immagini le avete vista. Vorrei ringraziare Botticelli, perché abbiamo anche delle sculture, Guido, vorrei ringraziare anche Roberto Ceccherini, vorrei ringraziare anche tanti altri in questo momento, se no si farebbe un elenco lunghissimo. Allora, però lasciamo anche ovviamente spazio alle visite dei telespettatori, stimolandoli con il fatto che dalle immagini che stiamo proponendo potranno rendersi conto dello spessore artistico delle opere in mostra, e poi irrisoria la spesa di 50 euro per portare a casa un quadro che ne vale ovviamente vale molto di più. Con 50 euro praticamente si paga
solo la cornice, perché i quadri sono tutti incorniciati. E poi ci sono anche delle sculture e difficilmente si può trovare una scultura a 50 euro. Neanche. È impossibile. Impossibile. Allora, invitiamo i telespettatori a venire a visitare la mostra, quindi avranno tutto il tempo disponibile per valutare le opere. Ovviamente poi l'alea, la sorte, deciderà chi ha più fortuna o meno nel sorteggio, che avverrà domenica prossima, 29 settembre, qui allo Spazio delle Arti La Soffitta alle 10.30. Quindi c'è tutta la possibilità della settimana, da martedì al sabato, con orario libero, con ingresso libero, con orario dalle 16 alle 19, domenica 29, se saranno rimasti dei biglietti invenduti potranno essere acquisiti prima del sorteggio delle 10.30. Sì, vorrei ricordare anche che le prenotazioni appunto per biglietto si possono fare anche telefonicamente al 335-6136-979 e presso l'ufficio stampa @lasoffittaspaziodellearti.it. Io vorrei lanciare anche un po' il programma, se tu me lo permetti, certo, della stagione 2019-2020 della Soffitta Spazio delle Arti. E come sapete, i nostri telespettatori ci seguono, noi siamo sempre attenti a aprire finestre nuove. Continuiamo dopo questa iniziativa con due giovani. Un giovane si chiama Stefano Andrea Barni, l'altro è Alessio Serpetti. Specialmente Alessio viene dalla provincia di Viterbo. Vi posso assicurare che sono due ragazzi che nella storia dell'arte ci credono e quindi noi, come nuove proposte, puntiamo anche su loro. Poi dedichiamo una mostra interessantissima a due artisti scomparsi, perché noi si va alla ricerca, anche se mi permetti di aprire dei cassetti che secondo me personalmente sono chiusi da anni. Uno è Dino Migliorini e Fausto Maria Liberatore. Sono due personaggi che secondo noi un po' dimenticati. Questo è un po' il... conosciuti ovviamente, però lasciati un po' in disparte. Poi ovviamente c'è sempre l'undicesima edizione di Alto Basso, perché quest'anno, cioè l'anno prossimo, che si sta parlando del 2020, perché andrà a corredo di due mesi questa iniziativa, non vi anticipo il nome, ma sarà veramente interessante. E poi finiremo con Silvestro Pistolesi, che è un allievo di Annegoni. Uno dei più importanti, erano tutti importantissimi, parlo anche al passato perché molti di loro sono scomparsi, ma gli allievi del maestro Annegoni sono stati tutti dei pittori e sono tuttora alcuni, come Silvestro Pistolesi, Antonio Ciccone, quelli ancora attivi, sono tutti di grandissima statura artistica. Ora io lascio il microfono a Damiano Sforzi, vice sindaco del comune di Sesto Fiorentino, assessore alla cultura, perché il comune di Sesto Fiorentino da sempre ha sostenuto, non solo con il patrocinio, l'attività dello Spazio delle Arti La Soffitta, che è una vera e propria risorsa del territorio sestese. Stamani potranno i cittadini, potremo, perché l'ho fatto anch'io, contribuire per migliorare e rendere ancora più bello e agibile questo nostro spazio di arte a Sesto Fiorentino. Quindi tutti quanti possiamo dare un contributo di 50 euro per avere la possibilità di essere estratti e di avere un'opera d'arte meravigliosa, come avrete sicuramente visto, e con questi 50 euro si contribuisce a mandare avanti la soffitta. Io credo che sia un'iniziativa di pregio assoluto, che non è prendi l'arte e mettila da parte, ma è prendi l'arte e rendila fruibile per tutti.